Il programma è offerto da... Buonasera e benvenuti ad un nuovo appuntamento con qui Milan, l'appuntamento con l'informazione rossonera. È tornato a trovarci il nostro amico Manuel Del Conte. Ciao Manuel. Ciao a tutti, buongiorno a tutti. Allora, Romano, partiamo da questa vittoria contro la Roma. Una vittoria che arriva magari tardi, in un periodo eh, ormai a stagione e obiettivi forse già conclusi, anzi senza forse, però che comunque ridà eh, speranza almeno per il futuro. diciamo. Allora, eh, come dicevamo, è vero, è arrivato in un momento dove comunque il Milan è fuori da tutti i giochi. Questa vittoria serve al morale, ma non serve diciamo, ai punti, diciamo, alla classifica. Eh, forse serve a salvare il contratto di Inzaghi per il prossimo anno. Vediamo un attimino cosa, cosa sarà adesso con questo nuovo introito, questa, diciamo, questa nuova presidenza che dovrebbe arrivare. Vediamo un po' cosa potrebbero essere, cosa saranno gli acquisti del prossimo anno, per vedere cosa ci aspetterà i nostri tifosi. Se dobbiamo ancora soffrire come quest'anno, forse il prossimo anno sarà qualcosa di meglio, ci auguriamo. Ecco, poi andremo a sentire anche le parole di Inzaghi subito dopo la vittoria sulla Roma. Eh, C'è qualcuno anche in conferenza stampa che ha detto: Ma paradossalmente il Milan gioca meglio quando non gioca a Venezia? Menez è un punto di domanda, anche tifo, tutti i tifosi lo sanno Nonostante 16 gol, eh, chiariamo No, no, assolutamente Quando è in giornata è un giocatore che ti fa cambiare la squadra Ti cambia la partita, diciamo, in un attimo Basta un suo secondo di, di diciamo, di, di magia Di ispirazione E la partita cambia magicamente Ma quando non è in giornata passeggia per tutto il campo e non è Utile a niente, forse come fermaporta in quel momento può servire, <ride> però no, a parte gli scherzi, è un giocatore che è altalenante. Il problema è che ne abbiamo già avuti come Balotelli, questi giocatori che un po' hanno un po' rovinato questo Milan perché quando loro, se tu basi solo su quando loro sono in giornata, metà campionato lo fai male e metà campionato lo puoi fare bene e questi sono i risultati. Il Milan è fuori da tutte le coppe, e da tutte le competizioni. Questo è un po' il risultato che c'è stato. Perfetto, però comunque dalla partita di Roma sono emersi dei begli eh, spunti per il mister Filippo Inzaghi. Ascoltiamolo. Ma poche volte insomma sì dispiace, dispiace perché abbiamo ritrovato la squadra insomma, a Napoli e oggi abbiamo ritrovato la squadra di dicembre. Io penso che abbiamo fatto 3-4 mesi come stasera e poi c'è stato un blackout dovuto a tante cose che sono successe. Penso agli infortuni, la cosa principale, al fatto che forse. Il cambiare sistema di gioco ci ha fatto perdere un po' di, di certezze e, e adesso con un po' più di serenità le abbiamo ritrovate, oggi avevamo un'identità, eravamo una squadra, insomma era difficile pensare di poter battere la Roma che si giocava tutto, però questo, i ragazzi stasera sono stati eh, molto bravi, e, però guardarsi indietro ora non, non serve a nulla, dobbiamo ripartire da questa partita e cercare di vincere le ultime tre per non lasciare niente di intentato e poi vedremo. Ecco. Adesso questo è il tormentone, Menez ha fatto 16 gol, si è sempre sacrificato e avrebbe fatto bene anche lui queste due partite, si è stati squadra, non penso che sia stato un singolo a cambiare le sorti, anzi lui ha sempre fatto molto bene, per cui è chiaro che quando si gioca così, quando ci si aiuta tutti insieme è più facile vincere. No, 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 l'atteggiamento non è mai mancato a parte la partita di Udine, ho detto che per riportare tante cose, tante certezze ci vuole un po' di tempo, lo vediamo anche altre società, insomma ci vuole pazienza, ci vuole molta pazienza. Eh, però insomma, io penso che stasera sia una partita che non deve esaltarci ma ci deve far rendere coscienti che comunque abbiamo un buon gruppo, abbiamo dei buoni giocatori, che potevamo fare di più ma è inutile guardarsi alle spalle, ora dobbiamo andare avanti, vincere queste ultime tre partite e poi la società prenderà insomma, le sue decisioni. Insomma, anche eh, Filippo Inzaghi lo ha sottolineato, peccato magari eh, aver avuto quel calo a metà stagione, un calo determinante perché lo ricordiamo, a dicembre il Milan era terzo in campionato e poi ha subito un eh, crollo psicologico e fisico e non è più riuscito a trovare il bandolo della matassa. Sembra averlo trovato adesso, ma ormai mancano tre giornate alla fine, quindi ormai i verdetti sono già quasi eh, definitivi. Manuel... Eh, Concordi comunque con la visione, con l'analisi del tecnico? Allora, eh, il Milan ha trovato diciamo, mh, diciamo una forma. Non lo so, abbiamo fatto una partita alla fine dove ha, si è visto un po' di gioco, i giocatori hanno, hanno corso, si è visto un po' di grinta in più. Le partite precedenti non, questa cosa non si è vista. Quindi, dire che il Milan ha trovato la sua forma forse, secondo me, non, non è la verità. Eh, abbiamo giocato una partita mediocre, buona, ma non eccezionale, secondo i miei punti di vista. Eh, il fatto che metà campionato comunque ha giocato abbastanza bene, metà no, è il discorso che dicevamo prima di, del, del servizio: che comunque dipende anche tanto da Menez. Quando lui è in forma, il Milan può giocare bene perché tutta la squadra, tutto il gioco è basato sulle sue caratteristiche, sulla sua presenza intorno a lui. Un po' come anni fa era su Pirlo, che comunque eh, se girava Pirlo e Milan girava alla grande, ora è basato su Menez. Il problema è che è troppo, diciamo, una partita gioca bene e una partita non c'è, questo è un po' un problema. Perfetto, e quindi a proposito anche di, di questo ultimo finale di stagione, ovviamente non ti chiedo di eh, l'Europa perché eh, la corsa per l'Europa League è già serrata con diverse squadre, però eh, magari ricostruendo la squadra per il prossimo anno, diciamo, tu resti comunque Menes è un punto di domanda, sì è un buon giocatore, un ottimo giocatore all'inizio veramente ha fatto grandi cose, poi si è un po' perso, poi ora si è un po' ritrovato è un, è un punto di domanda, è un po' come Balotelli, molti dicono Balotelli è un fenomeno Balotelli non è, non è un giocatore sopravvalutato, ho paura che Menez sia un po' la stessa identica cosa a volte fa il fenomeno, a volte invece è un giocatore di bassa categoria questo sembrerebbe un po' da quello che dimostra, eh Invece, due punti fermi o comunque due eh, graditi acquisti, sono stati il portiere Diego Lopez e il difensore Alex, anche se anche lui ha avuto dei problemi riguardo al, riguardo al fisico, quindi eh, infortuni più o meno gravi che hanno comunque condizionato l'andamento. Ecco eh, Manuel volevo farti vedere il prossimo servizio? Perché proprio i due eh, Diego Lopez e Alex hanno incontrato i tifosi questa settimana a Milano, poi si sono anche eh, soffermati in galleria a fare il consueto. Diciamo così: giro sul, sul toro, mettendo il piede in una parte precisa del toro. Non lo possiamo dire che siamo in fascia protetta. Comunque, eh, diciamo che sono entrati bene sia nell'ambiente milanista che nell'ambiente milanese.

Abbiamo ottenuto Nell'ultimo match abbiamo giocato bene in difesa. L'avevamo fatto anche contro il Napoli, anche se poi abbiamo subito i tre gol. Questa è la strada giusta, dobbiamo continuare così e spero faremo sempre meglio nelle prossime tre gare per fare dei buoni risultati. Tre possiamo fare ogni giorno per ottenere in tre sì, tutto bene. Io sto bene, ho avuto solo un po' di crampi nel finire della partita. Ora ci ritroveremo tutti a Milanello per preparare il prossimo match. Sono bene, sì. Sì, è importante per noi stare vicino a loro e penso che sempre questo atto è bello per il club, per noi e per loro. Sì, è una partita difficile, una squadra loro più brava del campionato e penso che, che bisogniamo una, una vittoria come la del sabato per lasciare dietro tutte le tre partite male che abbiamo fatto e mancano tre partite, pensiamo in, in andare avanti e fare nove punti. Beh, per cuore penso che voglio che, che sia real, penso una partita difficile e vediamo, vediamo lo che succede. Insomma, abbiamo visto delle immagini simpatiche, vero Manuel? Assolutamente, sì, sì, fa molto piacere vedere queste immagini, soprattutto per i, i tifosi del Mina che magari riescono ad abbracciare o stare vicino ai, ai giocatori del Mina. Ecco, commentavamo a telecamera, aspetta che forse quel giro sul toro. Eh insomma... sì, perché dicono che eh, quando si fa quel giro a Milano, in piazza, adesso la galleria di Vittorio Emanuele, si gira così, dicono che porta fortuna questa cosa potevamo pensarci sei mesi fa se <ride> i risultati del Milan e anche per gli infortuni di Alex, quindi sei mesi fa forse era, era giusto farlo un po' prima. Tra l'altro comunque Alex che non sembra proprio diciamo così confermare eh, la sua permanenza a Milano perché su di lui ci sono delle voci che riguardano anche altre squadre. Sì, voci dicono che il Santos dopo essere eh, ritornare sull'interessamento di Robinho sia anche sulle tracce o comunque in trattativa con Alex per eh, portarlo diciamo in Brasile a giocare. Vediamo un po' come può andare la trattativa, se lui rimarrà o no. Alex è un buon giocatore, secondo me. Questi infortuni non so se dipendono da lui o dipendono dai preparatori del Milan. Però il Milan negli ultimi anni ha avuto un sacco di infortuni. Questo forse allora è un problema dei preparatori, della preparazione del Milan. Certo, ovviamente bisogna, vedere, bisogna fare un'analisi a, a stagione terminata e certo. cominciare da tutto, da tutti gli aspetti che riguardano la squadra. Sì, sì. Eh, non solo in campo, ma appunto come dicevi tu anche lo staff medico, i preparatori, eccetera, dovranno fare comunque il punto della situazione, ma come ovviamente ogni anno fanno. Noi confidiamo comunque che eh, gli errori o comunque le, eh, gli imprevisti di questa stagione facciano comunque da tesoro per il eh, prossimo anno. Ovviamente è un finale di stagione che si preannuncia Manuel ricco di incognite, perché allo stato attuale non sappiamo dire qual è la, la certezza e neanche forse a livello societario esatto, no no, tutto secondo me dipende dal fatto se Berlusconi vende una, per, una percentuale o tutto il Milan ora si parla comunque della che lui terrà la maggioranza, però gli altri stanno combattendo un attimo sul 50%, questo è più o meno la percentuale di cui stanno parlando, vediamo anche con che parte entreranno questi finanziatori e quali saranno i giocatori che andremo a comprare o comunque per rifare la rosa tenendo magari qualcuno di questi, io spero non troppi, e andando a vedere altri giocatori sul mercato che possano fare la differenza, perché il Milan deve tornare a fare la differenza. Perfetto, infatti anche eh, Filippo Zagi lo aveva detto, il Milan deve tornare ad avere innanzitutto la mentalità da Milan e poi eh, i risultati sul campo. Allora Manuel, siamo in chiusura. Io ti ringrazio per essere stato di nuovo con noi. Ciao a tutti. E vi do a voi invece telespettatori l'appuntamento alla prossima settimana sempre con Qui Milan, l'appuntamento con l'informazione rossonera. Il programma è stato offerto da...